Bene, allora riaccendiamo i microfoni da Radio Rete Edicole perché è arrivato il momento dello spazio domandando, ovvero un'intervista a un personaggio, a una situazione legata ai temi d'attualità. Abbiamo appena sentito dal nostro GR i negoziatori che si stanno confrontando per gli Stati Uniti e l'Europa a Bruxelles su TTIP, hanno dichiarato di voler raggiungere un risultato entro il 2016. Stanno cercando di fare in fretta sotto la pressione delle multinazionali, anche perché la prospettiva delle elezioni americane rischia di far slittare, come era già stato messo in evidenza nelle settimane scorse, il termine per l'approvazione di diversi mesi, se non addirittura di un paio d'anni. Siamo al telefono con Monica Di Sisto, che è la rappresentante, la portavoce italiana della campagna TTIP. Nei giorni scorsi avevamo già annunciato che ad aprile si terrà a Roma la manifestazione europea, c'è molto fermento, in questi giorni ci sono diverse assemblee proprio perché sembra un po' essere arrivato il momento del Red Rationem, non è così Monica Di Sisto? Sì, ci siamo visti con le reti europee la scorsa settimana a Bruxelles, quando i negoziatori americani e europei si vedevano e abbiamo fatto proprio questa valutazione, ossia che dobbiamo accelerare le mobilitazioni perché loro vogliono chiudere assolutamente almeno la cornice normativa entro l'estate. E questo chiaramente è una cosa molto molto rischiosa perché mette in piedi tutte le opzioni che a noi preoccupano, quindi il tribunale speciale che difende gli interessi delle multinazionali, tutto il tritacarne delle regole che quindi le appiattirebbe su quelle più convenienti, nonché tutte le istituzioni che potrebbero continuare a modificare il trattato come vogliono senza dover ripassare dal Parlamento europeo. Ecco, questo ci sembra, diciamo, l'opzione più pericolosa e quindi per questo motivo appunto ci siamo sabato scorso visti in quattro città italiane come rete italiana e abbiamo lanciato un percorso che ci porterà il 7 maggio a una manifestazione nazionale a Roma per evitare di sottrarre energie alla mobilitazione contro le trivelle che in questo momento, insomma, per molti gruppi è fondamentale chiaramente. Sì, tra l'altro appunto c'è questo incrocio di scadenze con il referendum, quindi rimane la data del 16 aprile come manifestazione europea a Roma, mi sembra di capire, in più si aggiunge una manifestazione nazionale a maggio, giusto? No, salta la manifestazione del 16 proprio per far sì che gli attivisti si concentrino sui territori e per far sì che tutti appunto spingano il più possibile al voto le loro reti e invece tutti insieme poi andremo a lavorare sul 7 maggio e stiamo già lavorando appunto per rilanciarlo e per organizzare i comitati locali che poi cercheranno di portare più persone possibili a Roma. Dunque, vogliamo spiegare agli ascoltatori che cosa vuol dire arrivare in tempi brevi, quindi prima dell'estate, alla cornice normativa, come tu hai accennato. Significa appunto creare quello che noi chiamiamo il cornicione, ossia mettere in piedi tutti gli aspetti permanenti e più pericolosi del trattato, facendo così, diciamo, un lavoro più semplice, ossia l'abbattimento del livello dei dazi, l'abbattimento del livello delle tariffe, la previsione della creazione del tribunale, quindi del tribunale arbitrale per difendere gli interessi degli investitori rispetto a quello degli stati, costruzione di un meccanismo di, come chiamano loro, cooperazione regolatoria, noi chiamiamo di abbattimento delle regole sugli interessi dei profitti e poi anche qualche altra piccola chicca come per esempio a livellare gli standard più che fanno più problema al commercio, noi riteniamo che sarebbero quelli legati alla sicurezza alimentare e legati anche
alla trasparenza, perché è chiaro che nel momento in cui tu metti in piedi un meccanismo di questo tipo, nel momento in cui poi il Parlamento europeo lo voterà e il Congresso europeo lo voterà, non sfuggiranno completamente dal controllo del sistema democratico, del sistema istituzionale, perché andranno a istituire delle vere e proprie, appunto, istituzioni parallele che lavoreranno a livello transatlantico senza dover più interrogare i parlamenti. Le iniziative, le misure che loro prenderanno saranno immediatamente efficaci e dovranno essere recepite a livello europeo, a livello nazionale, anche a livello federale degli Stati Uniti senza emendamenti, con la forza che hanno in Italia, per esempio, le direttive europee. Chi non si sottomettesse a queste indicazioni dovrebbe pagare delle compensazioni commerciali, quindi cioè, delle due l'una: o questo è veramente il migliore dei mondi possibili e quindi tutti quanti regoleranno in favore dell'opzione migliore, costi quel che costi, oppure, come purtroppo invece più facilmente potrebbe succedere, se ti vorrai mantenere una regola che funziona e che per te, per il tuo Stato, ha funzionato, dovrai pagare all'altra parte e soprattutto agli investitori un bel po' di soldi per compensare il mancato guadagno. Ecco, allora per poter spiegare anche agli ascoltatori, ultimamente per esempio alcune notizie di cronaca hanno riportato l'attenzione sul fatto che in alcuni cosiddetti parmigiani statunitensi, cioè che sono praticamente delle contraffazioni del parmigiano italiano, sono stati trovati dei truccioli di legno, segatura praticamente. Ecco, per spiegare a grandi linee quello che ha in qualche modo illustrato Monica De Sisto, c'è solo da aggiungere questo: se queste istituzioni, diciamo così, extraeuropee che nasceranno dall'accordo sul partenariato decideranno che nelle confezioni del cosiddetto Parmesan è normale che ci sia una certa percentuale, anche minima, di truccioli di legno, nessuno si potrà opporre più a questa cosa. Ecco, dico bene a illustrare uno scenario di questo tipo, desisto. Beh, assolutamente sì, perché non è appunto, non, già sta succedendo e ora abbiamo appunto delle regole abbastanza stringenti che ci consentono di proteggerci, però siamo sicuri che questo non sarà l'obbligo per sempre, perché ne siamo sicuri? Perché è già successo. Pensate per esempio agli ormoni della crescita: prima di riuscire a raggiungere un accordo che ha, diciamo, in parte escluso dal mercato italiano il loro utilizzo, noi abbiamo dovuto pagare anni e anni di compensazioni commerciali agli Stati Uniti, secondo i quali e secondo i cui scienziati gli ormoni della crescita non fanno male a chi li assume attraverso la carne, quindi a chi mangia carne che è cresciuta in quel modo. In realtà noi sappiamo che addirittura cancerogena, molti studi europei hanno dimostrato questa diretta connessione, soprattutto tra il tumore infantile, il tumore delle donne con l'uso di questi ormoni. Però diciamo che la scienza, una parte della scienza, mettiamola così, non se ne convince. Stranamente questi grandi studi che appunto affermano queste cose così suggestive, per lo più sono studi pagati dalle stesse imprese che vendono gli ormoni, quindi è legittimo da parte nostra diffidare dal fatto che le regole vengano affidate, come dire, i controllori vengano affidati e pagati dai controllati. Figuriamoci quando tutto questo si trasferisce appunto in uno spazio non meglio definito, in cui per esempio l'Organizzazione Mondiale della Salute non è detto che venga coinvolta, l'organizzazione, per esempio, tutte le organizzazioni nazionali di controllo, penso all'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, che tanto comunque in questi anni hanno comunque contribuito a costruire sapere rispetto agli impatti di alcuni, per esempio, conservanti, coloranti, che da noi sono vietati e negli Stati Uniti invece sono perfettamente legali. Ecco, se loro non potranno partecipare in nessun modo a livello di negoziato, ci chiediamo come potremmo difendere, insomma, la nostra salute, in quale modo. E soprattutto,
questo è l'ultimo aspetto, i parlamenti non potranno più dir nulla. Ora, noi li votiamo per qualche motivo, poi ci piacciono, non ci piacciono, ci piacciono poco, di recente, però in effetti, cioè, quello è il loro ruolo per noi, definire una cornice legale che faccia appunto i conti con la scienza, con gli interessi diffusi, con i diritti. Questo, diciamo, non avrà più spazio e soprattutto non avrà uno spazio istituzionale di varie forze, e questo secondo noi è diciamo, l'inganno più grosso che il TTIP ci propone. Ecco, ci sono tanti aspetti che vanno spiegati e approfonditi agli ascoltatori. Dopo torneremo un attimo sull'aspetto liberalizzazione, cioè io non sono a conoscenza del fatto se ci sia o meno un capitolo dedicato all'editoria all'interno di questo trattato, che è la cosa che interessa di più i nostri ascoltatori, che sono soprattutto edicolanti. Ma insomma, al di là di questo, mi sembra di capire che il livello di allarme è maggiore dei mesi scorsi e non minore. Tu prima hai elencato una serie di punti che stavano nella piattaforma iniziale, da qui l'idea vostra, parlo della campagna contro il TTIP, di formulare un esplicito appello ai comuni e alle regioni nel pronunciarsi contro queste manovre che porteranno all'accordo. Sì, assolutamente sì. Noi appunto la cosa di cui ci rendiamo conto è che mentre in Europa si moltiplica l'attenzione sul trattato, sugli impatti del trattato, ancora in Italia, diciamo, il dibattito è basso. Abbiamo cercato di scuotere un po' la comunità politica, che adesso sembra interessata per i rinnovi elettorali, ma non tanto alle cornici internazionali, chiedendo un incontro, che poi abbiamo ottenuto dalla Presidente della Camera, che ci ha confermato proprio questa nostra impressione, dicendoci i parlamentari con noi non parlano, non ci chiedono di occuparci del TTIP, ed insomma una serie di cose specifiche di richieste che abbiamo fatto, ci è stato assicurato che verranno comunque monitorate, come per esempio il fatto che i parlamentari italiani possano al più presto leggere in un'apposita sala come i loro colleghi europei almeno il trattato. Sarà difficile per loro capire peraltro i tecnicismi del trattato, ma magari in questo potremmo dargli pure una mano. La cosa importante è che comunque democraticamente anche loro possano comunque entrare e guardare con i loro occhi che cosa sta succedendo. Sull'informazione editoria, sicuramente questo è uno dei capitoli. Non è ancora chiaro se entrerà subito nel trattato o se appunto verrà affidato alla fase tecnica successiva, perché al momento, rispetto alle linee tariffarie che sono state presentate, ossia a tutti quei dazi, a quelle restrizioni dal punto di vista proprio commerciale stretto che sono in vigore, non sembra che ci siano. Però anche su questo chiaramente i testi, quando vengono rubati e non pubblicati direttamente dalla Commissione dall'altra parte dell'Atlantico, chiaramente hanno sempre qualche buco, qualche difficoltà, quindi dobbiamo aspettare per capire se i dati che abbiamo sono qualitativamente adeguati. Sicuramente noi dovremmo fare un ragionamento per capire quale livello dei servizi, soprattutto dei servizi della distribuzione, come nel caso delle cose che vi interessano, sono coinvolti. Noi rileviamo una cosa, che per esempio Eurocoop e Coop Italiana, in particolare attraverso Eurocoop, già qualche mese fa avevano sollevato problemi sulla trasparenza del trattato, proprio perché gli sembrava che le norme che venissero inserite praticamente operassero come una sorta di apertura selvaggia di qualsiasi ingresso dei grandi gruppi commerciali al di là dell'Atlantico. Noi non possiamo nasconderci che sulla distribuzione ci sono anche grandi interessi europei, perché alcuni tra i grandi gruppi della grande distribuzione, ma anche appunto della distribuzione dei prodotti culturali, dei servizi commerciali, degli audiovisivi, sono in Europa. La Francia ha ottenuto, quando fu lanciato il negoziato, che i servizi audiovisivi, in particolare le sale cinematografiche e tutto quel tipo, diciamo, di distribuzione di servizi culturali venisse
tolto dal trattato proprio perché c'erano fortissimi loro interessi che hanno saputo proteggersi, a parte quell'eccezione non esistono altre, quindi in teoria tutti quanti i servizi di distribuzione, di informazione, i servizi culturali sarebbero teoricamente all'interno del trattato e comunque se non esplicitamente esclusi potrebbero rientrarvi appunto per via tecnica nei prossimi anni. Ecco, e comunque mi sembra di capire che a livello politico generale e anche se vogliamo a livello culturale aumenta di riflesso questo grado generale sulle liberalizzazioni che a questo punto il governo prenderà a piene mani. Sì, assolutamente sì, peraltro il nostro